Cominciamo? Sì. Una chiacchierata? Una chiacchierata. Va bene, prego. Papà che ha detto, ma cos'è questa cosa del celibato? O uno nella vita si sposa o diventa prete. Mia mamma ricorda che sono nato di notte alle 2:30, ma lo ricorda con gioia, nel senso che non devo averla fatta penare tanto. Papà lavorava in banca e quindi è stato prima cattolica, poi trasferito a Cesena, poi dopo altri 3 anni a Reggio Emilia e noi ci siamo spostati con la famiglia. Io avevo 7 anni, avevo fatto la prima elementare a cattolica e poi sono andato a Cesena con la mia famiglia e i miei fratelli. Avevo la passione per l'astronomia, che mi è sbocciata quando avevo 12 anni e allora a volte costruivo piccole cose molto semplici di legno o di ferro, in ferro come accessori, appoggi per gli attrezzi del telescopio. Credo che sia lì anche un po' l'origine della mia poi decisione anni dopo di fare ingegneria meccanica. Mentre facevo il militare, io ho cominciato a studiare fisica perché mi piaceva. E terminato il militare, ho deciso di tentare di fare il dottorato in fisica e quindi ho fatto il concorso e sono stato preso a fare il dottorato in fisica. Ed è iniziato un periodo molto bello in cui il gruppo in cui mi ero inserito aveva un esperimento al Gran Sasso in cui si studiava la natura, le proprietà dei neutrini. Noi ovviamente nella nostra struttura fisica, chimica, abbiamo le stesse particelle che costituiscono l'universo, ma c'è in noi anche un ingrediente che non è solo fisico-materiale e che è quell'ingrediente che possiamo chiamare anima, spirito e che ci rende capaci di pensare, di amare, di essere consapevoli di noi stessi e ci dà una profondità che in qualche modo è insondabile. C'è una profondità più grande perché noi non siamo fatti solo di cose che si toccano, ma siamo di più. La fede mi è stata trasmessa fin da piccolo. Ho avuto tempi e periodi verso i 14-15 anni in cui mi sono fatto domande anche su Dio. E devo dire che per il fatto di avere una famiglia credente, amici nella parrocchia e sacerdoti anche, che mi camminavano accanto e che io stimavo, persone che stimavo e che serenamente credevano, questo mi ha impedito di avere proprio un dubbio radicale. E invece di avere trovato piano piano le risposte principali alle mie domande. Quindi per me guardare il cielo era un po' una meraviglia, cioè rimanere meravigliato dalla grandezza e dalla bellezza di quello che ha fatto Dio. Io non ho mai pensato di diventare sacerdote fino a quando qualcuno me lo ha chiesto, ma per arrivare a quel momento ci è voluto molto tempo. Per me
dopo aver fatto l'università e ingegneria era normale pensare che avrei lavorato come ingegnere e che mi sarei costruito una famiglia. Il mio incontro, diciamo, con la vocazione è stato in realtà quando ho conosciuto l'Opus Dei, un tipo di spiritualità che mi mancava. Il messaggio fondamentale poi dell'Opus Dei è quello di cercare di essere santi, cioè radicalmente cristiani, nella vita comune, nella tua vita quotidiana, nello studio o nel lavoro o nella famiglia. Ecco, in quel periodo questo avvicinamento al Signore che un po' si vedeva dal di fuori, ecco, fatto sì che un giorno il caro amico che mi seguiva un po' in questo cammino, in questo percorso, a bruciapelo mi ha detto: ma hai mai pensato di poter essere tu anche dell'opera, dell'Opus Dei, come numerario, cioè a vivere il celibato come scelta di vita? E io non ci avevo assolutamente mai pensato. Sentirmi chiedere da lui se volevo essere numerario dell'Opus Dei e vivere il celibato, avevo capito che era una domanda che mi veniva fatta da un altro. E un altro che era Gesù e che mi aveva guardato, aveva pensato a me e mi aveva chiesto questo, mi invitava a fare questo, a condividere la vita con lui in quel modo. E allora questo è stato il motivo per cui ho detto di sì, dicendo anche: se tu me lo chiedi, sarai anche tu a darmi la forza poi di poterlo vivere. Ma io ci sto. A un certo punto, di nuovo, una persona mi ha chiesto: sei disposto a studiare teologia a Roma nella prospettiva, poi, se lo vorrai e se il Signore lo vorrà, di diventare sacerdote? E io ho risposto di sì, ci ho pensato, ho risposto di sì. Significava cambiare città, cambiare lavoro, però era qualcosa che anche mi piaceva. Curioso che il mio percorso è stato dall'ingegneria meccanica, abbastanza concreta, alla fisica, che è sempre lo studio della realtà, però già anche con più teoria, e poi passare alla teologia, che si potrebbe dire è ancora lo studio della realtà, ma in quello che è il suo fondamento, nel suo creatore, si studia Dio nella teologia. Come sacerdoti il desiderio è quello di servire tutti i nostri fratelli cristiani e ogni uomo, ogni donna. E essere di aiuto per l'incontro con Dio, di ogni persona, perché è l'incontro con Lui che rende felici e dà senso a tutto. Gesù Cristo per me potrei dire che è tutto, nel senso che è un tutto, perché è la persona con cui vivo, ma è un tutto che non mi toglie niente, che mi permette di essere figlio dei miei genitori, fratello, amico, sacerdote per chi mi incontra. È uno che ti vuole così bene che ti aiuta a vivere così bene come vive Lui, cioè cercando di amare.
Thank you.